mister. Ciao, Salve. Ciao. Mister, la devo un attimo microfonare appunto perché avrà perso la voce, insomma. Mister, sotto il nubifragio di Palma Campania, il suo San Marzano comunque ha adottato una tattica particolarmente aggressiva. Si contese l'intera posta in palio due delle 4-5 squadre che fino alla fine del campionato vorranno dire la loro. Prima di tutto, prima di chiedergli che partita ha visto lei, ma soprattutto come ha trovato i suoi ragazzi in questa settimana che comunque, volente o nolente, è stata abbastanza turbolenta per i colori blaugrana. Ma come hai detto tu, sono stati molto coraggiosi e questo fa piacere. Siamo riusciti a fare le cose che avevamo provato e questo non era facile in 4-5 giorni e quindi li ringrazio. L'importante è comunque aver portato a casa un qualcosa, però dispiace perché abbiamo preso una traversa, un paio di tiri dove è stato bravo il loro portiere. Potevamo essere un po' più precisi, però d'altra parte più di così contro una squadra comunque che è stata costruita per vincere, con una rosa molto importante anche loro, quindi ce la siamo giocata fino alla fine. È stata una bella partita, spero che il pubblico sia divertito, ma da come è finita, insomma, abbiamo ricevuto applausi da tutti, quindi sono contento, però dobbiamo arrivare abbastanza incazzati perché sinceramente un qualcosa in più mettevamo. Mister, quindi mi lascia intendere, magari mi correggerà se sbaglio, che magari vede il bicchiere un pochino più mezzo vuoto nonostante la sfida, tra virgolette, sia stata abbastanza proibitiva, almeno da un punto di vista dell'altisonanza delle due squadre, alla composizione tecnica delle due squadre. Sì, no, come ripeto, sono due squadre che sono state fatte per fare una rosa importante. Ovviamente c'è un altro blasone rispetto a noi, per storia, però questo c'è il rammarico che potevamo veramente, se andava dentro l'incrocio di pali di Gennaro e la parata che aveva fatto 5 minuti prima del gol suo, insomma, il tiro che è uscito di pochissimo di Allegretti gli ultimi 4 minuti, sono delle occasioni importanti secondo me. Certo. Il nostro portiere mi ha detto one shot, one goal, è stato bravo l'attaccante, però è andata così. Mister, ovviamente lei si tuffa in questo campionato in corsa un po' come il suo collega Nappi, trainer della Nocerina, un campionato insomma che ha ancora tanto da dire perché siamo appena all'11ª giornata. Sì, tanto da dire, è bello perché per me è una novità, sono delle piazze comunque importanti, focose, dove c'è un bel tifo, è quello che mi interessava. Ne parlavo appunto con Marco che è un girone molto più sostanzioso, aggressivo, infatti è quello che cercavo e sono contento, però sono contento e ho trovato anche dei ragazzi bravi che si sono messi a disposizione e sono stati molto coraggiosi perché non è facile comunque andare ad aggredire in avanti come hanno fatto per 95 minuti, quindi complimenti, però non mi hanno fatto niente rispetto alla posta in palio completa. Ringraziamo.